E adesso andiamo all'estero. La Russia continua a bruciare, gli incendi avanzano, alimentati dai venti e dalle temperature torride. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente agli impianti nucleari. Il servizio è di Mila Cataldo. La Russia è ancora sotto l'assedio di un caldo eccezionale e di una serie di incendi. Scatenati dalle alte temperature, i roghi sono ormai una vera emergenza nazionale, divampano da almeno una settimana e creano allarme anche intorno alle centrali nucleari al confine con l'Ucraina. Il bilancio è di almeno 50 morti, 500 i focolai ancora attivi, 200.000 gli ettari finora andati in fumo. Mosca e le zone circostanti sono seriamente minacciate dalle fiamme, tanto che il Ministero della Difesa ha ordinato l'immediata evacuazione dei depositi di munizioni e di missili nella zona attorno alla capitale. Svuotata la base di Alabinsky a Narofominsk, 70 km a sud-ovest di Mosca, oltre un migliaio gli uomini e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Gli incendi che stanno devastando la parte europea del paese a mano sono arrivati anche in Ucraina. Il rischio più grande è che le fiamme si propaghino nella zona che nel 1986 fu colpita dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Se i focolai dovessero sconfinare nella regione di Bryansk, ancora fortemente contaminata, gli incendi potrebbero far diffondere nell'atmosfera elementi radioattivi. Una nube di radionuclidi potrebbe così diventare una minaccia concreta. Il governo russo ha deciso di inviare massicci rinforzi a Bryansk proprio per scongiurare una simile eventualità. Mosca è sempre avvolta da una coltre di fumo, l'aria è irrespirabile, il caldo torrido non darà tregua fino alla fine della settimana. 162.000 tra soccorritori, pompieri e soldati, gli uomini che stanno lottando senza sosta contro le fiamme. Il presidente Medvedev ha interrotto le vacanze per gestire la grave emergenza e far sì che venga rafforzata la sicurezza nei pressi degli impianti nucleari, le basi militari e le installazioni strategiche, mentre il premier Vladimir Putin ha annunciato contributi di 2 milioni di rubli, circa 50.800 euro, per le famiglie le cui case sono state distrutte dagli incendi e a partire dal 15 agosto anche il blocco temporaneo dell'esportazione di grano e derivati.